Infatti sì, ciao, abbiamo finito, ci vediamo. E invece no, signori, ce l'abbiamo! Abbiamo il mondo di Ivano Fossati! Buonasera! Senti Ivano, grazie Claudio. Il tuo pubblico. Vogliamo ricordare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che lui è Ivano Fossati. Non è Ivano, sono tre fratelli, Ivano, Ivano e Divano. Quindi quando si parla le canzoni di Ivano Fossati non sei mai di chi, insomma. Tu sei? Emanuele. Detto Ivano. So che hai appena pubblicato un nuovo disco. Guarda, disco è parola che mi offende, anche pubblicato è parola che mi offende. Perché magari messo altri pubblicano i dischi, io emano percorsi artistici. Ed emotivi. Hai appena emanato, scusami, ma il percorso artistico che è in vendita nei negozi. Anche vendita mi offende un po', diciamo in uso capione nei negozi, negli empori musicali. In sottocambio, cioè valore di scambio, cioè tu di cosa porti? Una pecora e ti danno... Tu sei molto simpatico, Claudione, e io ti auguro tanta fortuna per la tua carriera, oggi, domani e sempre. Ma. No, senza ma. Senza ma, bravo Gino. Senti, e il titolo di questo nuovo lavoro? Canzoni noiose. Te la sei detta tutta tu? No, dico, il sottotitolo? Sottotitolo, però dai, anche un po' belle. Dai, anche un po' belle. Noiose, però dai, anche un po' belle, dai. Perché fai così? No, non sono io, è l'ologramma che è contenuto nella copertina, se tu lo metti sotto la luce giusta e viene fuori questa maniera che fa dai, anche un po' bella, dai, un po' bresciana così, dai. Bene, canzoni noiose, ricordiamo, sottotitolo, voglio che lo vedi. Sottotitolo, quando tu farai un tuo LP, per carità, padronissimo di farlo come preferisci, corto, lungo, felice, triste, questo qui sarà, è il mio, non sarai certo tu a crocefiggermi ad un ruolo, poi si gira, che non mi sono scelto io, ma che tu mi stai imponendo con la protervia tipica di certa televisione, per dopo non c'era più spazio. Il primo applauso che è stato fatto allo sottotitolo, anche se confesso mi sembrava diverso quello precedente. Perché questa è una ristampa. Ah, una ristampa. È andato a ruba in questi tre minuti. Senti, parlavi di percorsi, percorsi che vanno da dove a dove? Ma Claudio, vanno dalla filigrana dell'anima via via, vorrei dire al mare, ma preferisco dire mare con diverse M. Certo. Senti, ci vuoi regalare un frammento di una canzone tra le meno noiose? Ma guarda, ce n'è una a cui sono particolarmente legato ed è una canzone che tratta il tema della trasformazione. Tutti noi siamo individui in trasformazione giorno per giorno, momento per momento, a seconda delle nostre esperienze, dei nostri entusiasmi, delle nostre paure, cambiamo, mutiamo, diventiamo altro da sé, altrove da sé. Da cui il titolo di questa canzone sulla trasformazione, che è Si trasforma. Si trasforma. Signor Ivano. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle scritta e va un forobò, un forobò. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica e a giocare su Marte va. Ufrobò, ufrobò. Quando schiaccia un pulsante magico, lui diventa un ipergalattico, lotta per l'umanità. E sempre che qualcuno non lo interrompa, puoi chiedere a Goldrick di venire a farti una sempre chiedere a Goldrick di venire a farti una portentosa descrizione del Pensato di applauso, guarda. Scusa, non lo so fare io. Questa è l'ultima serata ed è emozionante averti per la prima volta qui con noi. Non sei.